Ciao a tutti. Oggi vi voglio fare un video come realizzare questi abbellimenti con la colla. Vedete? Questi. Io ne ho fatti diversi. Allora, per fare questo video abbiamo bisogno di barrette di colla, ho queste della Mod Podge. Vedete? Queste. Poi faccio vedere diverse barrette di tanti colori. Ne ho alcune che vanno nella pistola grossa, nella pistola a caldo grossa, e alcune nella sottile. Oggi vi voglio fare quella con la nera, quindi userò la pistola a caldo piccola. Ed è questa qua, vedete? E questa invece è la grande. Ok? Poi abbiamo bisogno di diversi stampi in silicone. Io ne ho preso un po' di tutti i tipi. Questo per me è il migliore perché fa lucido il lavoro. Però ne abbiamo di tanti altri tipi. Vedete? Poi ne ho alcuni che ho fatto io. Per esempio, questo qua è un cameo, vedete? Che ho fatto anche di queste. Vedete? Questi sono quelli che ho fatto con il silicone che si usa per il bagno o per le fessure. Poi abbiamo bisogno di carta da forno. Poi vi spiego cosa serve. Abbiamo bisogno di un cutter, io ho questo, oppure di forbici, queste. Poi abbiamo bisogno di colori. Io ho dei pigmenti, ho questo che simula il rame, poi c'ho l'ottone che è questo, no, l'ottone, scusate, sembra tutti e due rami, uno più rosso e uno più scuro. Poi ho questo qui che è oro, poi di là ho l'argento, ne ho tanti altri, e queste due qui che è quello della Perfect Pearl, che è uno è confetto white e l'altro è perla proprio. Bene. Ah, poi abbiamo bisogno di, io ho messo il tappetino e questo è il craft sheet. Bene, ora iniziamo a fare il nostro stampino. Quindi prendiamo, quale facciamo? Voglio fare questo qua, vi faccio vedere questo fiore, vedete? E lo facciamo colore nero. Ora vediamo se sì. Allora, prendiamo il nostro stampino e ci mettiamo la colla. Mi raccomando che sia bene calda, perché altrimenti facciamo fatica a vedere se si è. Mi raccomando, dobbiamo riempire tutto. Una volta che avete riempito,
prendiamo la carta forno, la mettiamo sopra e livelliamo la nostra creazione strisciando bene, così se ci sono rimasti anche degli spazi vuoti si riempie. Una volta che abbiamo livellato, piano piano togliamo la carta e dobbiamo avere questa. Adesso non fate caso se sopra è messa, tanto questo è il sotto, aspetta che forse qua non è stato riempito bene. Ah, potete aggiungerlo anche dopo, se avete, vedete degli spazi vuoti, perché tanto è colla e si va a inglobare. Vedete? E aspettiamo che si asciughi, poi dopo lo andiamo a distaccare. Dopo lo andremo anche a rifinire. Vedete? Una volta asciutto, faccio vedere, intanto che si è asciutto vi faccio vedere anche altre creazioni che ho fatto. Vedete, ho fatto anche queste lettere, poi ho fatto queste arancione, è la colla quella che va in questa qui grossa, ho fatto il cuore e questo fiore. Poi ho fatto questa libellula. Allora, queste non le ho colorate per il semplice fatto che questo qui potete metterle come abbellimento così come sta, oppure gli potete dare anche il colore sopra. Questo essendo arancione non mi faceva nessun, non mi dava un effetto particolare, mentre il nero dopo vi faccio vedere con i pigmenti che bello effetto che fa. In pratica vengono così. Vedete, questo è un cameo di una fatina. Vedete? Questo è sempre uguale, solo che uno gli ho messo il pigmento color argento e nell'altro il color rame. Ora andiamo a distaccare, vediamo come è venuto. Vedete, questo è il fiore che abbiamo fatto. Ora dobbiamo rifilare le parti in eccesso. Allora, ho usato il cutter e piano piano andate dietro alla forma, piano piano. Oppure prendete le forbici e fate lo stesso. Vedete? Però mi raccomando, dovete andare a pari alla forma, al disegno, se no rovinate. Piano piano ce lo andiamo a pulire. Poi io in alcuni casi gli ho dato anche con una lima da unghie per limare bene i bordi, si sono rimasti un po' frastagliati. Vedete? Ora prendiamo il nostro pigmento, poi con vi bagnate un po' il dito appena e strisciate nella parte in rilievo.
vedrete che verrà un bel effetto. A me piace molto, io poi amo il color rame, l'ottone, quei colori così, vedete? A me piace molto questo tipo e questi qui potete metterli sulle vostre creazioni oppure potete fare anche dei bijou, per esempio questo sarebbe anche bello come un orecchino. Poi gli fate i bucanini per infilare le monachelle e così via. Questo è un modo semplicissimo per fare degli abbellimenti da sola. Da soli, a me piacciono tantissimo e io ne ho fatti tanti e li metterò anche a disposizione per chi li vuole. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, pollice in su e così mi aiutate anche a dare più visibilità al mio canale. Vi saluto, vi ringrazio tutti, ciao, alla prossima!